Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Il tutorial di oggi è diviso in due parti. In questa prima parte vedremo in particolare come realizzare un tubolare con il Darwin 2 mm, la fettuccia. Vi faccio però l'elenco completo del materiale che potrebbe subire variazioni durante lo svolgimento del tutorial stesso. Un roll di Darwin da 2 mm fettuccia. Un roll di Darwin Metal, un roll di Darwin Metal Lux, cristalli da 6 e da 8 mm, tre basi a goccia, una base tonda della misura che desiderate, due coppette o capocorda e due chiodini. Vi auguro una buona visione per questa prima parte. Buongiorno amiche e benvenute. In questo momento in cui sto registrando è domenica e l'avevo scritto nel post già da ieri, ho la testa che mi gira a mille, per cui sarà anche abbastanza difficoltoso registrare questo tutorial, ma ce la posso e ce la devo fare, insomma, perché comunque lunedì so che aspettate il mio video. Veniamo a noi e al nostro tutorial. Allora, oggi vedremo come realizzare i tubolari che sono facilissimi, è qualcosa veramente di molto molto semplice. Questa è una collana che ho realizzato, oramai saranno 2 mesi che ce l'avevo qui, era quest'estate, faceva caldo, quindi forse pure di più. E l'ho tenuta qui, insomma, buona buona, nell'attesa poi di poter fare il tutorial, perché ovviamente spesso e volentieri per preparare i tutorial mi anticipo tanto a livello di progetto e poi ne faccio un altro appunto per farvi vedere come funziona. Qui, come vedete, ho realizzato un tubolare, ve lo giro da questa parte per farvi capire praticamente che aspettate, provo ad accorciare il tutto così, cioè ad allontanare la telecamera così magari vi rendete meglio conto. In realtà questo è un tubolare unico che io poi a cui ho fatto fare il giro e ho chiuso da una parte con questo capocorda. Ne trovate di belli, insomma, sul sito di Fileforme www.fileforme.eu. Per fare questo tipo di lavorazione, semplicemente ho inserito dei cristalli all'interno del tabata e l'ho avvolto al tubolare agganciandomi, non so se si riesce a vedere, tra una maglia e l'altra, facendo i soliti punti, le solite chiusure ad uncinetto, nulla di trascendentale. Questi ricciolini sono fatti a mano con il Darwin Metal e il Darwin Metal Lux, semplicemente arrotolati e poi attaccati con la colla sulla creazione. Ovviamente potete anche cucirla a mano, inserirla e perderci un po' più di tempo. Io più che altro volevo comunque dare l'impostazione per capire poi cosa fare successivamente. Questi fiorellini molto carini sono stati realizzati sempre con il Darwin Metal e il Darwin Metal Lux, di cui adesso vi indico le caratteristiche. Una serie di maglie alte, catenelle, fiorellini semplicissimi da fare che poi vedremo comunque anche più in là. Per il tutorial di oggi non so se farò la stessa collana, probabilmente cercheremo di cambiare perché comunque ecco l'idea alla fine. Per fare un qualcosa di simile, ve la do con questa. La catena l'ho realizzata con il Darwin Metal, chiusa come vedete così, e ho messo una chiusura da un lato solo con un moschettoncino. Sto a fare un sacco di casino, mi riavvicino lo zoom così non si vede l'obbrobrio. Scusate per lo smalto terribile, vi avevo avvisato nel post di questa mattina. Chiusa poi con una coppetta, il cordino è chiuso con una coppetta, agganciata con un anellino e poi insomma la chiusura. Quindi la collana si aggancerà e si sgancerà lateralmente. È una collana in questo caso lunga, ovviamente possiamo tranquillamente accorciarla, oggi non mi escono le parole, sarà il giramento di testa.
e farla insomma in tanti modi diversi. Io ho voluto farla in questo modo. Trovo che una creazione del genere possa essere indossata sia in inverno, magari su un girocollo, un dolce vita o magari una maglietta a tinta unita, ovviamente dove lo scollo va proprio a pari della collana, oppure tranquillamente in estate su una bella abbronzatura e sicuramente si fa notare. Allora, oggi. Ah, poi per fare anche delle prove ne ho fatti altri, ho fatto proprio questi serpentoni, fatti probabilmente sono numeri di maglie differenti, ho usato uncinetti differenti, ma siccome l'ho fatto quest'estate, una no, quest'inverno, però non mi ricordo onestamente che uncinetti ho utilizzato. Ovviamente potremmo pensare anche di fare una specie di girella fatta così, cucita, ecco, lasciando magari il filo ai bordi, lo fate passare con l'uncinetto all'interno del tubolare, inserite magari sopra questo è un orecchino che sto facendo, poi magari quando l'ho terminato ve lo farò vedere, ma in questo periodo sono presa da più cose, quindi l'ho lasciato un po' indietro. Potete fare una collana con tutti questi girellone anche più piccole. Io adesso l'ho fatta così, magari al centro mettete una cosa più piccolina e viene una bella collana tutta colorata. Insomma, adesso che si avvicina l'estate, sì, siamo a febbraio, però l'estate si sta avvicinando, poi si può fare una cosa del genere. Oppure fare un qualcosa di simile, ovviamente prendendo le dovute misure e mettendo, non so, delle pietre all'interno degli spazi che poi si vengono a creare, ovviamente in misure differenti a seconda dello spazio che abbiamo, e fare una. Magari ecco, si cuce, non so se si è capito quello che sto facendo. Diciamo nella parte dove c'è più spazio, mettere una pietra più grande o un cabochon, un qualcosa del genere, e dove c'è spazio più piccolo, metterne uno un po' più piccolino. Insomma, le idee sono tali, è un tipo di lavorazione che può essere sfruttato in tanti modi, oppure un bel bracciale. O a triplo giro, doppio giro, con avvolto il sorrento con i cristalli. Ricordo, aspettate un attimo, vi ricordate? Avevamo fatto la spighetta rumena quadrimensionale con il bliss e avevo fatto questo tipo di lavorazione con il sorrento e i cristalli. Si potrebbe pensare di fare la stessa cosa con questo tubolare. Oppure è un tipo di filato che si presta benissimo a fare le famose pallottine, queste qui, molto carine, da utilizzare nelle collane, insomma, un po' come vogliamo. E sono semplicissime da fare. Questa in realtà è poco tonda perché poi ho fatto dei giri in più per vedere una cosa e poi alla fine l'ho chiusa. Però anche una collanina con tutta una serie di pallottine nell'insieme poi viene sicuramente un bellissimo lavoro. Allora, adesso utilizzerò, non so ancora come perché non so cosa voglio fare, ve lo dico sinceramente, questo bellissimo colore. Specifico che il Darin Fettuccia 2 mm è un filato in viscosa che ha un'anima in cotone. Ha un effetto veramente molto bello perché essendo in viscosa è lucido, quindi veramente sembra seta. Questo colore, il G3159, è il color ottanio, bellissimo, veramente molto bello. Spero che in video renda. Mi sono preparata qui, non so se li userò e come, comunque il Darwin Metal da un e mezzo, che è sempre un filato in viscosa ma che ha un'anima in metallo, quindi è modulabile. Il colore che vedete G3103 è il color pavone, una bellissima tonalità di verde. E ho preso in tinta, così facciamo un po' un trio,
Il Darin Metal Lux, che è sempre un filato in viscosa con all'interno il lamè. Questo è il 785/O, dove O sta per oro. Infatti, all'interno, insieme al lamè, nella struttura del filato, c'è il lamè color oro e lo trovate anche in argento, quindi barra A e non O. Allora, cominciamo con il realizzare. Appunto il tubolare. Come facciamo? Allora, io sto utilizzando un uncinetto da 3,5. Ovviamente voi regolatevi a seconda anche dell'uncinetto che avete, insomma, potete utilizzarlo anche in altre misure. Questo ovviamente farà sì che che il tubolare sarà più o meno morbido o più o meno grande, insomma. Questi due, ad esempio, che io ho fatto, non so se si vede, ma uno è più sottile e uno è più piccolo. Probabilmente avrò usato o un numero di maglie inferiori o un uncinetto più grande, quindi questo è più morbidoso e questo è un po' più secchetto. Allora, veniamo a noi, prendiamo il nostro bel filato, il nostro uncinetto. Io userò un 3,5 perché ho questo numero a livello di grandezza, diciamo, questo per me è quello più alto. Se lo inquadro è meglio. Mi stavo mettendo il burro cacao, scusate, sono una burro cacao dipendente. Lo stavo mettendo, stavo ho di uncinetti, buonanotte, giro la ruota e compro una vocale degli uncinetti di questa misura, delle misure che potrebbero andare bene, ho il 3,5, quindi voi potete anche usare un 3, un 4, a seconda di quello che l'effetto che volete dare e la grandezza che volete dare al vostro lavoro. Allora, come fare? Vi faccio vedere i due modi, anche se io preferisco poi quello che vi farò vedere. Cioè, allora, innanzitutto per iniziare possiamo fare, se vogliamo, diciamo, dare uno spessore e fare, non so, 6 catenelle, quindi lavorare su 6 maglie, saranno tutte maglie basse, possiamo iniziare direttamente con 6 catenelle oppure fare 3 catenelle e al primo giro fare gli aumenti. Quindi andiamo a fare 1, 2 e 3, chiudo con una maglia bassissima e mi vado a fare nel primo giro direttamente gli aumenti e faccio 1, 2, 1, 2 e poi 1 e 2 e poi fare una maglia bassissima, una catenella e riprendere a fare una maglia bassa dentro ogni maglia bassa del giro precedente, quindi 2, 3, 4, 5, 6. Arriviamo qui, facciamo una maglia bassissima. Se ci riesco molto volentieri. E ricominciamo il giro facendo una catenella e le 6 maglie basse. In questo caso può essere più facile contare perché ovviamente avete proprio il riferimento della catenella ed è più, si conta proprio, diciamo, quindi non avete problemi. In realtà non andrebbe fatto così. Intanto vi finisco questo giro. Come vedete comincia a formarsi il tubolare. Perché, questo perché succede? Perché allora quando facciamo tipo i rosoni, queste cose qui, voi vedete che per far venire un lavoro piatto, cioè tipo questo, io ovviamente poi ai giri successivi devo andare ad aumentare le maglie, altrimenti il lavoro si accappuccia. Invece in questo caso ci serve proprio il cappuccio.
e quindi andremo a fare un numero di maglie sempre uguale, di modo che il lavoro tende appunto, fa questo lavoro, diventa un tubolare. Allora, questa è la lavorazione facendo in questo modo, cioè con una catenella, 6 maglie basse, maglia bassissima, catenella e via dicendo. Il modo più corretto per fare il tubolare è quello che vi faccio vedere ora. Allora, l'altro metodo invece, che è quello che userò io, che mi è più comodo e che di solito si fa con i tubolari, però se magari volete, avete paura, fate col primo metodo ed eventualmente fateli tutti e due per capire bene la differenza dell'estetica della lavorazione. Allora, facciamo come prima 3 catenelle. Aiuto. 1, 2 e 3. Chiudo con una maglia bassissima. Mi ci metto pure l'altro filo. Ecco, il bello degli uncinetti grandi è che non mi si spacca il dito. Dopodiché vado a fare sempre le 2 maglie basse all'interno delle catenelle che abbiamo fatto prima. Quindi mi vado a fare 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Invece di chiudere con una maglia bassissima, cosa vado a fare? Con il segnapunti me lo metto qui dove ho l'uncinetto, lo chiudo, forse è meglio se uso uno più piccolo, perché le ho di tutte le misure, guardate che carini, della Clover. Le ho di tutte le misure, ho anche questi grandi grandi, scusate per il rumore. Allora vado ad utilizzare questo qua, va, che penso mi dia meno fastidio. Lo inserisco dove ho il filo adesso, me lo chiudo e vado a contare altre 6 maglie basse, ma senza fare la catenella, quindi vado in continuato, si dice così in italiano, lo faccio senza fermarmi, quindi di seguito 2, 3, 4, 5, faccio la sesta. Dopo che ho fatto la sesta, come vedete, mi si presenta il segnapunti, lo tolgo, me lo vado a rimettere qui nell'uncinetto dove sta nel filo che ho sull'uncinetto e mi faccio le altre 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, aspettate che mi dava fastidio questo, 5 e la sesta e 6. Come arrivo qui mi trovo il marcapunti. Allora, a me dà fastidio, quindi cioè preferisco lavorare senza. Se vedete che ad esempio il lavoro, provate anche senza, ripeto, vedete se il lavoro si restringe, se si restringe vuol dire che state saltando delle maglie, altrimenti basterà prestare un po' più di attenzione e vedrete che il lavoro proseguirà al meglio. Io quindi continuo con le mie 6 maglie basse ogni volta e vado avanti fino alla lunghezza desiderata. Adesso vedo un attimo dove voglio arrivare, poi vi dico appunto a che lunghezza fermarvi. Intanto andiamo avanti.
Ogni tanto, per vedere se siete sulla giusta strada, fermate il lavoro, mettete all'interno magari l'uncinetto di modo che allargate un pochino il lavoro e contate le maglie che ci sono dopo quella che avete sull'uncinetto. Quindi devono essercene 6, quindi vi faccio vedere con un uncinetto più piccolino. E sono... Spero che si veda. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. E poi c'è quella che c'è sull'uncinetto. Quindi vuol dire che state nel punto giusto. Ogni tanto vi fermate e controllate. A parte che anche visivamente, se voi prendete quello che avete fatto fino ad ora e lo vedete in qualche punto che è secco e striminzito, vuol dire che state che avete saltato qualche maglia. Quindi cercate di tornare indietro e di ricominciare perché è necessario farlo. Io continuo e ci vediamo fra poco. Ho fatto un tubolare di 30 centimetri, dovrebbero uscirne forse una settantina di centimetri in tutto con un roll. Io intanto mi fermo per sicurezza perché mi sto regolando un po' proprio con quello che mi rimane sul roll e facciamo questo tubolare di 30 centimetri. Ne faremo due uguali. Allora, adesso andiamo a chiudere. Per chiudere, come facciamo? O facciamo le diminuzioni, quindi prendiamo una maglia bassa, ne prendiamo due insieme e la chiudiamo e quindi ripetiamo di là, oppure semplicemente saltiamo una maglia bassa e quindi andremo a farne tre e alla fine le chiudiamo insieme. Io adesso, visto che ho fatto così qui, faccio la stessa cosa con le maglie successive e quindi praticamente sono andata a chiudere il tubolare in questo modo. Taglio, mi lascio il filo fuori, lo lascio sempre perché comunque può essere utile per attaccarci ad altre parti e ricomincio con il secondo tubolare. Quindi riparto facendo le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3, chiudo con una maglia bassissima. Mi vado a fare 2 maglie basse all'interno di ogni catenella che abbiamo appena fatto, quindi sarà, scusate che mi sto, ok, sto cercando di spostare il filo fastidioso, 1, 2, uno, due, uno, due
praticamente ricomincio senza fare né catenelle né niente. Mi riaggancio sulla prima e continuo il lavoro di 6 maglie basse. Allora, sono tornata, ho fatto una parte perché come vi ho detto è una cosa che sto facendo insieme a voi perché non, per cambiare, insomma, per fare qualcosa di diverso dall'altra collana, ho pensato di fare questa cosa. Allora, cosa ho utilizzato? Perché poi comunque vi farò tutto l'elenco del materiale che ho utilizzato. Una base a forma di goccia che trovate sempre sul sito di Fili e Forme. Che ho rivestito con il Metal Lux e poi il metal che vi avevo fatto vedere all'inizio del video, l'utilizzo di qualche cristallo e una coppetta. Io ho le coppette sul sito di Fili e Forme, trovate anche i capocorda della misura adatta, insomma penso da un centimetro e mezzo, ce ne sono diversi, che io semplicemente sto a fa macello unito. Adesso vi faccio vedere come, e che poi ho diciamo chiuso nei modi che vi farò vedere. Vabbè, inutile che parlo, vi faccio vedere punto e basta. Inizio però con la base. Allora, inserisco nel Darin Metal Lux, quindi quello con il lamè, alcuni cristallini. Non c'è bisogno di niente perché il cristallo entra con facilità. Allora, quindi ho inseriti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Io ne metto sempre qualcuno in più, che per la serie non si sa mai, dovesse servire. Se vi si... il filo ovviamente si stressa perché gli facciamo passare i cristalli, quindi lo tagliamo con una tronchesina. Qui ce ne ho 4. 5, 6, 7, 8, 9, abbondiamo perché tanto alla fine voglio dire se mi viene, se uno di questi particolari viene con un cristallo in più, voglio dire, non muore nessuno. Questo c'è il foro un po' più piccolo, piccola peste, ecco qua. Nulla vieta, tra l'altro, di fare una bella collana. Ora, vabbè, i colori forse non stanno bene insieme. A parte un bel torchon fatto proprio in questa maniera, ma anche tre collane, cioè tre fate, tre strati in tre colori diversi, una bella collanina intervallata da qualche altro filato con cristalli e quant'altro, insomma è solo una questione di fantasia. Allora, ho infilato i cristalli, mi vado a lavorare il filato a fare questa specie di fiorellino super semplice. L'unica cosa è che dovete avere un po' di forza nelle mani perché essendo un filato metallico, ovviamente è un po' più duretto. Vi lasciate sempre qualche centimetro, 15 centimetri di filato che serviranno dopo e andiamo a fare come facciamo di solito 3 catenelle che ovviamente avranno un altro aspetto rispetto al solito perché essendo metallico non è che si chiude alla perfezione. Chiudiamo con una maglia bassissima una catenella e andiamo ad infilare uncinetto all'interno del cerchio e faremo 6 o anche di più, anzi di più di 6 maglie basse perché qui non, il filato non stringe, quindi rimane abbastanza ampio e quindi possiamo tranquillamente fare
fare più, oddio, scusate, fare di più di maglie basse al suo interno. Quindi 3, 4, 5. Infatti vedete anche di là avevo messo 9 cristalli e 9 cristalli, scusatemi ma mi scappa perché comunque è duro. In questa circostanza con un filato così, l'uncinetto prendetelo così con più forza perché poi diventa difficoltoso fare così, insomma così la mano ha più resistenza. Vado a chiudere con una maglia bassissima, ci vuole solo un po' di pazienza e un po' più di forza. Ok, ce l'ho fatta. Mi faccio una catenella, mi avvicino un cristallo, rimango sempre sul retro del lavoro e mi inserisco i cristalli. Li posso fare tranquillamente uno accanto all'altro perché, ripeto, rispetto agli altri filati che tendono più a stringersi, questo rimane un po' più lento, quindi i cristalli sicuramente non si andranno a toccare. E lo faccio fino a che non ho inserito tutti i cristalli.